tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico smanicato estivo che io ho deciso di chiamare Tenerife. Questo perché il filato che ho utilizzato è il filato dell'Adrian File linea appunto Tenerife. Questo fantastico gomitolo da 50 grammi che misura 90 metri e che ha al suo interno anche il lamé. Non si vede molto dalla telecamera, ma vi posso assicurare che ha il lamé, quindi è molto lucente. Forse qui lavorato si vede meglio. Potete trovare anche altri colori e questo filato è anche in offerta. Vi mostro anche gli altri colori disponibili. Guardate questo quanto è bello, è molto abbinabile in estate, oppure abbiamo il classico lilla, ma oltre questi ci sono anche altri colori disponibili sempre sul mio sito. Per poter realizzare questo smanicato io ho utilizzato 4 di questi gomitoli, quindi un totale di 200 grammi, lavorando sempre solo con l'uncinetto del 4,5. Mi raccomando, taglia M vi occorrono 5 gomitoli, taglia L ve ne occorrono 6. Se poi la volete fare più lunga o ancora un po' più coprente, in quel caso non sia più chiusa sul davanti, in quel caso aumentate di un ulteriore gomitolo. Per quanto riguarda la lavorazione, vi posso assicurare che è semplicissimo perché, a differenza delle altre volte, andremo a realizzare 3 pezzi, il pezzo dietro e 2 pezzi avanti, che poi andremo a cucire ad altezza delle spalle e lateralmente. Io questa volta ho lasciato gli scalfi belli larghi, sono 20 cm, perché appunto deve essere una cosa estiva, quindi doveva essere bello largo, proprio uno smanicato che voglio indossare in questa maniera o con sotto solamente il costume per quando andrò in vacanza quest'estate, quindi non vedo l'ora di poterlo sfoggiare al mare. È semplicissimo da fare, sono 2 giri che si ripetono e vedete la trama molto molto semplice, quindi si realizza in pochissimo tempo, proprio perché si realizza con un filato che viene lavorato comunque col 4,5. Nonostante questo è un filato molto leggero, addosso non si accusa per niente ed è fantastico. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se così come sempre mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sono attivi sul sito fino al 31 luglio 2 codici promozionali, quello luglio se fate una spesa minima di 55 euro che vi consente di ottenere 3 euro di sconto, o Summer che invece vi consente di avere 6 euro di sconto su una spesa di 100 euro. Questi entrambi codici vanno inseriti nel carrello quando effettuate il vostro acquisto ed è valido su tutti i filati presenti sul sito, anche su quelli nuovi invernali che stanno arrivando. Detto ciò, noi ci vediamo poi con un prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro smanicato o giacca, devo ancora decidere, ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian File linea Tenerife, questo fantastico gomitolo con all'interno anche il lurex. Ci sono diversi colori disponibili sul sito, io ho deciso di utilizzare il colore bianco. Allora andremo a fare 3 pezzi, uno dietro e 2 avanti, e andremo poi a cucirli insieme lateralmente sulle spalle. Lavorerò con l'uncinetto del 4,5 e vi dico già che io qui vi farò vedere un campione, ma che per la parte dietro ho montato 93 catenelle, ottenendo così 60 cm di larghezza. Questo smanicato, questa giacca deve essere molto larga perché io voglio indossarla in spiaggia sopra il costume, quindi con sotto una gonna o un pantaloncino, e quindi sopra il costume e pezzo del costume e sopra questo gilet, quindi per muoversi in spiaggia, oppure da indossare sopra i vestiti, quelli là estivi, ampi, lunghi, però molto scoperti sopra, quindi tipo con soltanto monospalla o con tipo a fascia, e quindi ho bisogno comunque di coprire un po' le spalle, magari per quando tira il vento o c'è molta umidità la sera. Detto ciò, quindi la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 6, a cui vanno aggiunte 3 catenelle per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Mi raccomando, per le taglie più grandi ho montato 93, consiglio di andare a montare almeno 2 motivi in più per una taglia M, 4 per una taglia L, se per una taglia XL. Se poi la volete ancora più larga, andate a aumentare appunto il multiplo fino ad arrivare alla larghezza che desiderate. Tenete presente che io sono tipo 80 di circonferenza, quindi la metà sarebbe 40, e sono andata a fare 60 cm, quindi ho fatto 20 cm in più rispetto a un classico pannello con cui si realizza appunto una maglia o comunque una giacca. Detto ciò, vi faccio vedere appunto il motivo, che è semplicissimo perché sono 2 giri che vanno sempre ripetuti, e andiamo a fare
2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto la prima catenella, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, quello che andremo a fare adesso lo faremo per tutto il giro. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 catenelle e vado a fare un ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 catenelle e si ricomincia da capo e vado a fare maglia alta, catenella, salto 2 catenelle di base e vado a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle e si ricomincia da capo, quindi si alterna una maglia alta dal ventaglio separati da una catenella e in questo caso separate due catenelle di base. Si va a terminare il giro andando a fare la catenella, salto 2 maglie di base e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle, vado nella terza e vado a fare una maglia alta. Vado nell'ultima e vado a fare un'altra maglia alta. Quindi vedete, abbiamo fatto il primo giro. Ricordatevi, si inizia e si termina con 2 maglie alte, ma dovete anche avere la maglia alta qui e la maglia alta qui per essere sicuri di aver fatto bene. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado una maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e vado a fare il ventaglio. Quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado sopra il ventaglio nell'archetto e vado a fare la maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta e vado a fare il mio ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado sopra il ventaglio e vado a fare una maglia alta entrando nella catenella, nell'archetto di una catenella. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il giro, quindi in alternanza a quel che abbiamo fatto il primo giro, dove abbiamo la maglia alta andiamo a fare il ventaglio, dove abbiamo il ventaglio andiamo a fare la maglia alta. Quindi per concludere il giro ho la maglia alta e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, chiudo il giro andando a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta entrando nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro e adesso si ricomincia dal primo, quindi ve lo faccio vedere, giriamo, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, andiamo nella maglia alta successiva, andiamo a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo nell'archetto del ventaglio, andiamo a fare la nostra maglia alta. Catenella di separazione, andiamo dove abbiamo la maglia alta e andiamo a fare il nostro ventaglio. Quindi maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta. Catenella di separazione, si ricomincia. Maglia alta nel ventaglio, catenella di separazione, ventaglio sopra la maglia alta singola. Catenella di separazione e si ricomincia. Maglia alta nel ventaglio. Andiamo a riterminare il primo giro facendo 2 catenelle e una maglia alta sopra le ultime due maglie alte. Una e due. Mi raccomando quindi di stare attente che quando andiamo a fare il primo giro si inizia sempre si fanno le due maglie alte, si fanno 2 catenelle, poi sempre una catenella e si termina poi con le 2 catenelle e le due maglie alte, mentre nel secondo giro andiamo a fare sempre una catenella di separazione. Io adesso continuerò a fare questi giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Non la voglio grande, voglio che mi arrivi, diciamo, ai fianchi, però voi naturalmente potete fare anche più lunga a seconda di come la volete realizzare. Allora, io ho terminato il mio pezzo di sotto e di dietro e ho fatto i due giri per un totale di 16 volte, avendo così una lunghezza che va dall'alto verso il basso di 43 cm, mentre vi ricordo che di larghezza io sono intorno ai 60 cm. Adesso ho fatto anche già il primo pezzo sul davanti, vedete, perché uno va attaccato qui
e la trovo attaccata da quest'altra parte. Per la parte avanti io ho montato 33 catenelle, quindi un multiplo di 6 e più 3 catenelle. Mi raccomando, taglia M, andate a fare almeno un motivo o due motivi in più rispetto a me, taglia L 2 o 3 motivi in più rispetto a me, taglia XL 4 o 5 motivi in più rispetto a me. Dipende da quanto la volete chiusa sul davanti questo mini, questo devo ancora decidere se fare una giacca o un gilet. Comunque mi raccomando, andate appunto fare almeno uno o due motivi in più per taglia. Io adesso vi dico anche che naturalmente ho fatto lo stesso numero di giri fatti per la parte dietro e adesso andremo a fare l'altro lato. Allora, ho terminato i due pezzi sul davanti, quindi sono andata a cucirli. Per qui ho cucito da destra verso sinistra le spalle in entrambi i lati, mentre lateralmente ho lasciato libero lo scalfo, ho lasciato libero un bello scalfo di 21 centimetri, no, scusate, di 20 centimetri per una taglia S, quindi mi raccomando, per la taglia M lasciate almeno 22 centimetri, 24 centimetri una taglia L, e poi sono andata a cucire appunto dopo questi 20 centimetri ho cucito tutta la parte di sotto e ho fatto la stessa cosa anche da quest'altra parte. Ho lasciato libero i 20 centimetri e sono andata a cucire poi la parte di sotto. Quindi ho deciso di non fare le maniche, la lascio come un gilet, però tipo un mini kimono smanicato, e quindi anche questa creazione è terminata.